Io sono tentato a uscire, ma raga, cioè potrebbe tornare da un momento all'altro. Girando per varie zone. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare uno scherzo che in questo periodo su YouTube Italia sta andando tantissimo, e ovvero passare tutta la notte nella camera del mio migliore amico, nella stanza dei miei genitori. Penso che su YouTube avete già visto degli scherzi così. Però comunque ho provato a farlo anch'io, ho detto dai, perché no, tanto io mi diverto a fare ste cavolate, quindi ho detto perché non farlo. E allora così ho colto l'occasione che mi ha chiamato un mio amico, che siccome siamo stati rimandati in matematica, però credo che sono stato promosso, perché l'esame è andato bene, quindi speriamo bene. Prof, se stai guardando questo video, ti prego, promuovimi. Cioè, domani abbiamo l'ultimo esame, ovvero quello orale di matematica, che non si è mai sentito l'orale di matematica, però io ce l'ho, quindi sono l'unico sfigato, vabbè. E quindi mi ha chiamato il mio amico, disperato, che non sa fare tipo le parabole, non so se sapete che cosa sono. No, non lo so manco io in realtà. E quindi mi ha chiamato e mi fa: puoi venire da me per favore, che non so fare, se tu riesci, che l'unica cosa che so fare è quella. Mi fa: se tu riesci mi puoi venire ad aiutare. Io ho detto va bene, dai, sto arrivando. E quindi ragazzi, colgo l'occasione per andarci. Sono tipo le 18.53, quindi sono più o meno le 7. Il tempo che arrivo là saranno le 7:15, 7:20. E quindi niente, passerò tutta la notte in camera sua. Speriamo non faccia nulla di strano. Quindi vado lì, lo aiuto un po' in matematica, cioè cerco di aiutarlo. E poi quando abbiamo finito gli dico: vabbè, fra, io vado a casa che c'ho fame, così. E poi mi nascondo da qualche parte, non so, sul letto, nell'armadio, poi vedo. Quindi ragazzi, che dire, nulla, adesso andiamo e vediamo cosa succede. Ragazzi, mi sento andato sopra un attimo. Comunque adesso farò finta di vloggare tutta la situazione, farò finta di fare un vlog tipo, non so, pre-esame, non so, una cavolata così. E quindi vi farò vedere un po' così, per farla sembrare più realistica, se non mi vede con la telecamera, diciamo questo. Quindi stanno arrivando. Sì, e quindi nulla, ecco, è arrivato anche, stavamo, adesso lo aiuto un po' a ripassare, nulla. Questo è tipo un vlog pre-esame di matematica, anche se io, cioè, vengo rimandato quasi ogni anno. E senza quasi. Vengo rimandato ogni anno, e quindi lui è il primo anno, e quindi è tutto strainante, è tutto preoccupato, perché tanto lo bocciano, quindi ti bocciano, quindi è inutile che fai tutto il... Censura questo. Va bene, lo censuro. No, vabbè, dai, che sei troppo volgare, certo. Vabbè, comunque nulla, adesso iniziamo tipo a studiare. Lui ha già fatto già degli esercizi tutti. Non si capisce niente, cioè, guardate quanti fogli sono di esercizi. Perché ti sbarrichi in casa? Si può dire ti sbarrichi? Barrichi. Ti barrichi, ragazzi, italiani. In italiano andiamo d'accordo. Perché questa finestra di merda si vede un bordello. Dai, che ogni volta in tutti i video devo mettere 10.000 censure per le tue parolacce. Un bordello? No, hai detto merda. Ecco, l'ho detto anch'io, un'altra censura devo mettere. E dai, adesso iniziamo, però nulla, ti volevo dire che io non so fare. Cosa sei venuto a fare? Perché tutto sfocato? Non so fare matematica. Cosa sei venuto a fare qua? A fare matematica. Fila il ragionamento? Vabbè, dai, no, scherzo, adesso boh, iniziamo, studiamo, anche perché io poi tra poco devo andare a casa. Perdonami, perdonami. Ok ragazzi, gli ho spiegato un attimo com'è, adesso mi sono già rotto, quindi l'ho lasciato fare gli esercizi da solo, anche perché cioè, tanto io so fare, chi è che mi scrive su WhatsApp? Tanto io so fare, quindi, cioè, sì, poi mi bocciano, so fare, ma poi mi bocciano. No, vabbè, quindi nulla, adesso l'ho lasciato un po' a fare gli esercizi da solo. E come va, guarda? Sto ricopiando questo e cercare di rifarlo per vedere se l'ho capito. Ma secondo te ti bocciano o no? Perché? Cioè, devi mettere in conto anche la possibilità che ti bocciano. Ma perché? Ma perché è la vita, è la vita, è la vita crudele. Ragazzi, poi mentre lui è lì che sta facendo gli esercizi, vi ricordo di seguirmi su Instagram, sentiti a fuoco, ovvero Samuele Di Martino, trattino giù, o anche underscore, ma a me piace dire trattino giù. Quindi andatemi a seguire che pubblico sempre nuove foto e vi aggiorno sui video. Ok ragazzi, abbiamo finito, infatti adesso sta mettendo a posto tutto e nulla, e io adesso torno a casa perché... A parte che domani mattina abbiamo l'esame, e quindi, però comunque c'ho una fame, che ho i crampi alla pancia. E non sei l'unico. Non sono l'unico. Quindi anche tu vai a mangiare adesso? Sì, dovrei. Ok, quindi nulla, io ti saluto perché vado via. Cioè qui c'è il mio zaino, prendiamo tutto, telefono, zaino, tutto e vado via. Aspetta che però devo mettere a posto. Vabbè, aspetta, il telefono lo metto in tasca. Qui chiudiamo lo zaino. Non si chiude. Dai, ci vediamo domani. Ma domani mattina che è alle 9? 9:15? Io vado verso le 9.
Boh, vabbè, la ceriamo là, poi sentiamo mamma mia stasera. Vai. Ciao ciao. Tanto sai come si apre, vero? Sì. Aspetta che sono amici, devo prendere anche la mia schiera. Poi devo usare anche la fotocamera. Vai, sì, si apre. Bella. Ciao ciao. Ciao ciao. Questa fotocamera qua è... Facciamo finta. Ok ragazzi, aspetta che non sono neanche messa a fuoco secondo me. No, si sono messa a fuoco. Allora ragazzi, è andato su, tanto lui deve andare a mangiare, quindi non ha neanche aperto il portone, pensate un po'. Sono le 19.37 e adesso direi che... Sono le 19.37, quindi posso ufficializzare l'inizio di questa challenge. Quindi adesso cerco un posto in cui nascondermi. Tra l'altro non devo urlare perché lui è proprio qui sopra. E... però raga, la bici, ho lasciato la bici lì, dove cavolo la metto? Allora, intanto lascio lo zaino qui e devo nascondere la bici in qualche modo. Facciamo piano. Allora la bici l'ho messa bene, cioè almeno penso di averla nascosta, tanto spero che lui non vada in quella parte della casa perché tanto non la usa, quindi perché la cucina di, in teoria è sopra, speriamo bene. E quindi nulla, adesso vediamo un po' l'armadio che c'è. Ok, no, qui è impossibile nascondersi. Qui raga, no ma c'è troppo, cioè dove glieli metto sti panni? Vabbè allora, magari, oddio sento, ah no il cane. Perché sì ragazzi, c'ho un cane, io pensavo fosse lui. Allora raga, mi metto... No, lì mi vede 100%. Mi direi di spegnere la luce, di prendere lo zaino e mettermi sotto al letto, che secondo me è l'unica. Quindi raga, iniziamo questa challenge sotto il letto. No raga, è troppo stretto, cioè guardate qui. Mi devo tipo togliere lo zaino perché sennò non ci entro. Ma quanto tempo ci metti a mangiare? Io tipo a mangiare ci metto 3 minuti. Lasciate like se anche voi mangiate veloce. Madonna. Aia, ho preso la retina. Aia. Dio santo, mannaggia a me che faccio stile. Ma perché faccio ste challenge? Mi sgama appena entra. Speriamo di no, perché sono tipo messo malissimo. Cioè sono strettissimo, perché guardate, sbatto con i piedi. Io in teoria devo stare tutta la notte qui. Anche se penso che quando si addormenta io esco, perché non ce la faccio stare qua. Devo aspettare lui adesso che finisce di mangiare. Intanto mi sistemo per bene. Cioè sistemo una parola. Ok ragazzi, sento i passi. Non so cosa sta facendo. Sai che è uscito? Ha portato fuori il cane, mi sa, perché ho sentito anche il cane. Io sono tentato a uscire, ma raga, cioè potrebbe tornare da un momento all'altro. E vi giuro che infilarsi dentro, cioè mettersi sotto sto letto è davvero difficile. Meno male che non sono allergico alla polvere, se no sarebbe stato un problema fare sto video. Simi, a local Inuit, to catch one to bring onto their dogs. He
l'esercito. Ok ragazzi, andate in bagno. Ok ragazzi, mi sa che sta tipo per uscire, sta uscendo, forse adesso, non lo so, perché ha spento la luce, è andato via, quindi forse non so quanto stia via, se sta via, se va in discoteca, dove va, non lo so, ma non credo, perché visto che domani abbiamo gli esami, non credo che faccia tardi. E quindi nulla ragazzi, davvero si sta scomodi sotto sto letto, è stato tipo più di 40 minuti a guardarsi dei video, cioè, no, ma che cosa succede? Quindi dei video non lo so. È stato tipo 40 minuti e poi è andato in bagno, cioè, come avete visto ci ha messo 2 minuti, che cosa ha fatto? Lo sa solo lui. E davvero, cioè, a un certo punto pensavo si fosse addormentato perché non parlava e si sentiva solo il video. E io davvero stavo lì tipo morto, tutto messo così. Infatti a un certo punto ho spento la telecamera perché sennò mi si sarebbe scaricata. Io per sicurezza non apro quella porta, quindi... E quindi nulla, magari adesso mi metto un po' sul suo letto. Che comodo tra l'altro. Adesso mi rilasso un po', magari cerco anche di dormire, visto che poi tutta la notte starò un po' così così. Quindi però devo stare così, cioè con un occhio aperto e un occhio chiuso, perché lo devo anche sentire arrivare quando rientro. Ragazzi, adesso sono un attimo uscito fuori che prendo la bici e vado a casa. E poi magari dopo lo chiamo e gli faccio vedere tutta la scena. C'è proprio il video in diretta. E nulla, e adesso torno a casa perché basta, sono tardissimo. Quindi ci vediamo a casa. Ok ragazzi, sono tornato a casa tipo stratardi. E nulla, alla fine ho deciso di andarmene perché non sapevo più cosa fare. C'era lui che dormiva lì, poi tra l'altro i suoi non sapevano neanche niente di tutta sta storia. Quindi boh, non ho preferito andarmene. Tanto Francesco adesso starei vedendo il video sicuro, perché te lo linkerò su WhatsApp. E quindi niente, visto che sono stato nascosto tutta la notte sotto il tuo... Cioè che tu mi dirai sei uno scemo, perché alla fine... Però sì, sono uno scemo. Ok ragazzi, il video può finire qui. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi chiamo Samuele Di Martino trattino giù. Stanno per arrivare dei nuovi video rimorchio, un po' diversi ma molto molto fighi. Quindi rimanete aggiornati sul canale, attivate la campanellina e mi raccomando iscrivetevi, che non fa male. E nulla ragazzi, che dire, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella. Filtra la luce dall'alto e sembra quasi bello. Non mi piace ma un cazzo, ma stamattina è diverso. Cosa...